Hello Internet, qui Radio Montediviso. Nella nostra ricerca di una identità culturale, apriamo oggi con la lettura di un articolo di Massimo Recalcati, psicoanalista, saggista e accademico italiano, dal titolo La lezione di Mattarella, il peso della parola. Dario Terreni, quanto possiamo imparare dalla tormentata elezione a Presidente della Repubblica Mattarella? Innanzitutto a distinguere lo statuto della parola da quello della chiacchiera, che il nostro tempo, invece, confonde colpevolmente. In questa confusione è certo che anche la politica ha le sue profonde responsabilità. Non si tratta di una distinzione banale. La filosofia e la psicoanalisi l'hanno ribadita anche sul piano categorico. Qual è la differenza tra chiacchiera e parola? La chiacchiera è senza peso, vuota, irresponsabile. Può mutare rapidamente direzione e contenuto senza che questo sollevi alcun problema. Il suo abito è aleatorio. La sua disposizione camaleontica, la sua volubilità senza consistenza, la opre a farsi strumento di raggiro. Per questo la chiacchiera può essere tranquillamente priva di coerenza etica e logica. La parola implica invece l'esistenza di un peso. Non assomiglia ad un vento che segue una direzione incerta, ma ad una lama che taglia e lascia il segno. La lezione di Mattarella, quale? In questo contesto, Mattarella è un simbolo culturale e civile al servizio del Paese. Quale posizioni ha incarnato e incarna oggi Mattarella? Egli ha dovuto contraddire la sua intenzione di non rinnovare il proprio mandato non nel nome della vanità personale, ma per onorare fino in fondo la propria parola di servitore dello Stato. In un tempo in cui le istituzioni sono state denunciate come irreversibilmente corrotte dalla retorica populista, dove gli intellettuali hanno sostenuto posizioni da adolescenti irresponsabili in materia di pandemia e la politica si è rivelata non solo incapace di governare il nostro paese, ma anche di assolvere il compito di indicare un successore condiviso alla sua presidenza, troviamo che almeno uno si è rivelato in grado di arrestare l'inondazione irresponsabile della chiacchiera, restituendo il giusto peso alla parola. Si chiama testimonianza. Incarnare la propria parola nei propri atti. Il nostro tempo ne ha estrema necessità, come un malato di Covid ne ha dell'ossigeno.